Sì, ragazzi, Doc Andrei, sono qui con voi. Intanto mi ricordo anche di voi su YouTube, da dove sono partito e a chi continuerò a rivolgermi per le cose importanti. Allora, fat shifting, cosa sto impostando col fat shifting e di cosa si tratta? Allora, sempre alternare non solo ritmi di alimentazione, un giorno OMAD, il giorno dopo intermittent fasting, il giorno dopo time restricted, il giorno dopo ancora pranzo e cena, variare l'orario, variare soprattutto col time shifting il rapporto proteine-lipidi, i carboidrati e diciamo, chiamiamoli così, net carbs, quindi i carboidrati netti li lasciamo stare perché abbiamo visto che con i nostri alimenti problemi di errore non c'è, e anzi, diciamo, dopo aver introdotto con l'alimentazione questa importante quantitativa comunque di lipidi, questo fa da barriera non solo all'acido cloridrico ma anche agli enzimi, e quindi andiamo a parlare di quelli che sono gli starches, zuccheri, amidi non digeribili, quindi diciamo nelle verdure passano, arrivano al colon e alimentano il nostro benedetto biota. Abbiamo trattato moltissimo sul biota, soprattutto su Patreon. Perché diciamo il fat shifting? Perché il metabolismo si adegua e poi si spegne e si ha l'effetto plateau. Prendiamo per esempio una persona che possa avere un metabolismo basale di 1500 più 500 di attività fisica, così arriviamo a 2000. È chiaro che se per un paio di settimane noi facciamo una dieta chetogenica perfetta e andiamo su un apporto chilocalorico di 1400, è chiaro che avremo un significativo dimagrimento. Poi arriveremo all'effetto plateau. Perché? Perché il metabolismo si adegua a quanta energia gli forniamo e quindi voilà, effetto plateau e non si dimagrisce più. Quando facciamo un fat shifting lo teniamo sempre lì, non sappiamo mai come organismo quando arriverà il cibo, quanto ne arriverà, cosa arriverà, per cui è un po' come quando nell'esercizio fisico cambiamo sempre esercizio. Se io continuo a fare lo stesso esercizio per i pettorali sono fortissimo, magari cambio esercizio sempre per i pettorali e lo rimetto in crisi e così cresco e miglioro. Questo è un po' l'esempio stupido che mi viene da portare alla vostra attenzione. Iscrivetevi su Patreon, lì trattiamo questo e moltissime altre cose. Come sempre contattatemi se avete bisogno di qualche cosa di, diciamo, più approfondito. Ciao, un buon proseguimento di serata, Doc Andrea Rebic. Ciao.